Sulle spalle grava il peso di più di un anno di lockdown e soprattutto il fatto che oggi non si vedano prospettive verso la ripresa. Per questi motivi i titolari delle palestre della Piana di Lucca e della Garfagnana, 14 in totale, sono tornati a protestare. L'amarezza più grande per questi professionisti deriva dal fatto di sentirsi dimenticati. Le strutture, come è noto, potranno riaprire sfruttando gli spazi interni solo dal 1° giugno, mentre dall'ingresso in zona gialla è consentito lo svolgimento dell'attività fisica all'esterno. Qualcuno si sta attrezzando allestendo gli spazi, ma secondo i titolari quest'ultima, più che un'opportunità, è l'ennesima beffa, un contentino che non ripaga i sacrifici di tanto lavoro, senza contare il fatto che sono diverse le attività a non poter beneficiare dello spazio all'aperto. Chiediamo attenzione, attenzione da parte del governo, oramai non lo so quanta attenzione vogliono dare al comparto, forse si dimenticano che tutto il comparto dello sport di base muove circa 9 miliardi di euro l'anno, quindi fatturato sicuramente importante. Questo parliamo di centri sportivi, chi fornisce attrezzature, chi le fabbrica le attrezzature. 1 milione di lavoratori, parliamo di solo collaboratori sportivi, poi ci sono i professionisti, quelli che hanno partita IVA, poi ci sono chi dà lavoro a queste persone qui. Quindi chiediamo attenzione, chiediamo una sensibilizzazione, perché in Italia purtroppo sembra, non me ne vogliono i ristoratori, ma sembra si parli solo di andare a mangiare ai ristoranti. Possiamo fare attività sportiva all'aperto, anche lì è tutto molto ingarbugliato, perché sono state concesse le riaperture alle attività di contatto, sportive di contatto, quindi parliamo di calcio, calcetto, judo, pugilato, basket, tutto quello che è contatto fisico. Ma se parliamo di attività individuali dobbiamo comunque avere spazi molto grandi, perché li dobbiamo tenere a 2 metri di distanza l'uno dall'altro, e anche questo è un paradosso. Per quanto riguarda le strutture, tutto quello che è il costo delle strutture è totalmente a carico nostro, perché nel precedente governo, quando ci fu il primo lockdown, fu previsto un 50% di riduzione degli affitti per il comparto sportivo, poi a novembre per chi è riuscito a prenderlo ci sono stati altri fondi perduti, ma ora è da gennaio che praticamente, quindi gennaio-maggio sono 5 mesi totalmente abbandonati, non c'è proprio un euro stanziato per le attività di base dello sport, quindi associazioni sportive dilettantistiche o società sportive dilettantistiche.